Team Join Me, questa è Mattino Lombardia, sono le 11:15, adesso abbiamo davvero un grande artista, è con noi il cantautore, paroliere, compositore, che compositore, perché ve l'abbiamo detto, no, prima in apertura, ha composto un sacco di successi anche per altri artisti, è con noi Roberto Casalino. Roberto, un grande piacere, buongiorno. Ciao, buongiorno Monica, buongiorno a tutti. Oggi però parliamo del nuovo album e del singolo Sei migliore o no, l'album è 10 piccole ragioni. Che cosa ci hai messo? E soprattutto io voglio sapere quanto è diverso scrivere per se stessi e per altri, no? Perché poi quando un grande artista come quelli per cui hai scritto tu ti chiedono un pezzo, oppure a te viene in mente un pezzo che può andare bene per loro, devi anche tenere conto della loro personalità, no? Del loro stile, proprio un altro lavoro. Sì, questo è vero, però in realtà per quanto mi riguarda non sono mai stato un artigiano della musica, non mi sono mai messo a scrivere a tavolino, quindi in realtà poi io scrivo principalmente per me, quindi nel momento in cui mi viene chiesta una canzone da un artista cerco tra le cose che faccio se c'è qualcosa che possa fare al suo caso, insomma. Infatti non vado bene per tutti gli artisti, proprio il mio linguaggio, comunque il mio modo di scrivere magari non è... per quanto sia trasversale, però non può andare bene per tutti. Quindi io in realtà scrivo sempre per me stesso, poi ci sono canzoni che vanno a finire appunto in album, oppure diventano singoli di artisti importanti. Ed fai qualche nome, dai, io poi prima abbiamo già detto tanto su di te, però qual è quello che ti è rimasto più nel cuore, anche perché tante canzoni poi hanno esatto, storie importanti. Ce l'ho, però una solo nel cuore, però ce ne sono tante, c'è Giuseppe Ferreri con Non ti scordare mai di me. Quella mi fa impazzire, Non ti scordare mai di me. Quella ha iniziato tutto, Tutto. Poi c'è stato Marco Mengoni con L'essenziale, c'è stata Michelin con Distratto, c'è stata Alessandra Amoroso con Sul ciglio senza far rumore, Emma con Cercavo amore, Mi parli piano, ci sono state Le vibrazioni con Dov'è, fino all'ultimo Tiziano Ferro con Destinazione mare, insomma... Nina Zilli, mamma mia, stiamo parlando dei più grandi, quindi alla fine insomma. tante cose in questi 15 anni sicuramente. Sì, tra l'altro tu con Ferro poi l'avevi accompagnato anche nel tour, no? In Rosso Relativo, sì, che è stato anche quello. Sono stato suo corista a suo tempo e quindi quella è stata sicuramente una bellissima esperienza. Poi noi eravamo già amici da diversi anni, quindi quest'anno abbiamo festeggiato i nostri 30 anni cantando insieme all'Olimpico, proprio Destinazione mare, quindi è stata una bellissima esperienza. E poi c'è questo disco di 10 piccole ragioni, che sono appunto 10 miei comandamenti o comunque insegnamenti che ho voluto riportare in musica, ed è il sunto di questi ultimi anni di vita e di tutto quello che insomma è successo e mi ha cambiato. Facciamo così, ascoltiamo il pezzo, il singolo, e poi torniamo a parlare del tuo nuovo lavoro. Il singolo è Sei migliore o no, con noi Roberto Casalino. Roberto Casalino, Sei migliore o no? Ogni giorno è nato un cambiamento, mi piace questo concetto, Roberto. Roberto è con noi stamattina, qui a Mattino Lombardia. Sì, guarda, il concetto del cambiamento è un concetto che poi è tra i tanti concetti che si ritrova anche durante tutto l'album. Sì, perché sai, a volte quando le persone pure ti dicono «Ah, ti prego non cambiare mai», in realtà non è un bel complimento, in realtà è una minaccia nella vita, perché fondamentalmente non puoi non cambiare, no? Quindi chi ti vuole sempre uguale in realtà probabilmente non ti vuole bene, quindi in realtà il cambiamento deve andare poi di pari passo a tutte le esperienze che fai. Ed è bello anche, no? A imparare in qualche modo a volersi bene anche se sei altro rispetto a ieri. Infatti nella copertina dell'album io appaio, la mia faccia appare come tagliuzzata, come se fosse passata in tritacarte, e poi li metti insieme quei brandelli di carta, di immagine, ma non combaciano più, quindi è proprio quello che accade a seguito di esperienze sia dolorose sia di gioia, cioè comunque cambi, e quindi il cambiamento è comunque una cosa sempre molto molto positiva, va accolta. Che altri concetti ci sono nel tuo album oltre a questo? Guarda, quello che prevale sicuramente è il perdono, è il perdono nei confronti delle persone che in qualche modo ti feriscono, perché mi sono reso conto, ho provato sulla mia pelle, che finché non ho imparato a perdonare chi in qualche modo mi ha fatto male, in realtà l'affermazione sto ripartendo da zero era una bugia, perché non puoi ripartire da zero se in realtà non hai concesso il perdono
a quello che c'è stato, il che non vuol dire dimenticare quello che la persona ti ha fatto o continuare a frequentare la persona, ecco. Chiudi tutto, si chiude tutto, non si frequenta più, però privata, si lascia andare, è una cosa privata, certo. Sì, non devi comunicarglielo, cioè tu perdoni quello che è stato e vai avanti. Nel momento in cui perdoni, in realtà poi non ti porti più quel peso pazzesco sulle spalle, sono rischi che persone che verranno dopo paghino le conseguenze di un'azione che non hanno commesso, ok? L'errore che si può fare. Certo, è sempre un piacere, insomma, averti con noi, perché hai tante cose da dire e lo abbiamo imparato anche negli anni con le tue canzoni, con quelle che hai scritte per questi artisti pazzeschi dei quali abbiamo parlato prima, e c'è tanto di te anche nella loro storia artistica, perché grazie. Poi insomma un grande cantautore quando fa vincere per esempio un Sanremo è parte di questa vittoria. Roberto Casalino è stato con noi stamattina, un abbraccio. Grazie, un abbraccio a voi. Senti, ma dal vivo hai qualcosa da raccontarci o ci risentiamo? Dal vivo ci sarò a Milano, tra l'altro sarò a Milano il 26 ottobre all'Arcibelletta. Subito, infatti. Esatto, quindi manca poco e ci stiamo già preparando, quindi siete tutti invitati, e poi c'è il 13 ottobre a Roma, ma insomma penso che sia più comodo Milano. Certo, assolutamente, 26 ottobre Arcibellezza, Roberto Casalino, la sua musica. Ciao, buona giornata. Grazie, ciao a voi.